Ciao ragazzi e benvenuti a questo nuovo appuntamento con le pillole di Inspiegabile. Purtroppo per un problema tecnico questa volta non posso essere presente di persona nel video e dovrete accontentarvi della mia voce. Vi prometto comunque che risolverò l'inghippo al più presto e domenica prossima torneremo al format di sempre. Se mi seguite da un po', vi ricorderete probabilmente di un video pubblicato 2 anni fa in cui vi parlai delle storie vere che hanno ispirato 2 saghe cinematografiche horror di successo, Annabelle e Chucky. La vicenda che vede protagonista la bambola Annabelle la dovremmo conoscere tutti, o quasi. Quella a cui si ispira Chucky invece è meno nota, ma sicuramente più agghiacciante. In realtà il bambolotto maledetto non si chiamava Chucky, ma Robert, e quello che si racconta su di lui farebbe venire i brividi lungo la schiena a chiunque. Negli ultimi tempi Robert è tornato alla ribalta come trend su Twitter con l'hashtag SorryRobert, scusa Robert. E oggi vi farò scoprire cosa nascondono queste 2 semplici parole. Ecco quindi l'hashtag SorryRobert che sta terrorizzando Twitter. Quella che segue è l'esperienza di un turista che finì vittima dell'ira di Robert e che diede il via all'inquietante hashtag su Twitter. Tutto ebbe inizio nel giugno del 2009, quando l'uomo si recò al museo di Key West, in Florida, proprio per vedere il famoso bambolotto. Aveva sentito parlare di lui, naturalmente, e sapeva che Robert era l'attrazione principale di quel piccolo museo locale. Ma alla fine del tour della città lasciò un'inquietante recensione su TripAdvisor. Howard R.K., questo è il nome dell'utente, scrisse che all'ingresso del museo una giovane e gentile receptionist lo aveva avvertito che non era consentito scattare fotografie a Robert senza aver ricevuto prima il suo esplicito consenso. L'uomo ci rise su, pensando a uno scherzo macabro, e non diede peso al suggerimento. Quando entrò nella stanza in cui è conservata la bambola, scattò ben 3 foto alla stessa, ovviamente senza chiedere il permesso. Non aveva fatto caso, probabilmente, alla miriade di lettere affisse sulla parete accanto alla teca, lasciate da persone che si erano pentite di averlo fatto in precedenza e si scusavano profondamente con Robert. Howard R.K. proseguì con la visita del museo e tirò fuori nuovamente la fotocamera per scattare foto ad altre opere d'arte esposte. Ma quando aprì la galleria per vedere com'erano venute, si accorse che di foto non ce n'era nemmeno una. Vuoto totale. Non c'erano nemmeno le oltre 50 fotografie che aveva scattato nella città di Key West e sulla costa prima di recarsi al museo. La cosa lo infastidì, ma non la collegò di certo alla bambola. Il giorno seguente andò a fare parasailing e il capitano della barca lo riprese in video con la sua fotocamera. Un'esperienza che avrebbe sempre voluto conservare nella memoria. Incredibilmente però, quando andò a cercare il video nella galleria, non ce n'era traccia. Il capitano della barca assicurò di averlo girato correttamente, che conosceva quell'apparecchio e che non poteva trattarsi in assoluto di un suo errore. Insospettito da un malfunzionamento tecnico, Howard R.K. andò in un negozio di apparecchi fotografici e chiese aiuto ai tecnici specializzati. Ma anche loro non furono in grado di dargli una spiegazione logica del perché la galleria della sua fotocamera si ostinasse a rimanere vuota. Quando fece ritorno a casa, però, scoprì il responsabile. Durante la notte, nel suo appartamento iniziò a sentire strani rumori e voci di origine paranormale. Non c'era alcun dubbio, era caduto vittima della maledizione di Robert. Quell'avvertimento ricevuto all'ingresso del museo non era soltanto uno scherzo di cattivo gusto portato avanti dal personale. La sua recensione su TripAdvisor termina con una frase inquietante, scritta in maiuscolo e con molti punti esclamativi. Chiedi a Robert il permesso se vuoi fargli una fotografia. Perché chi dovesse prendere sotto gamba l'avvertimento potrebbe andare incontro a conseguenze molto serie. Non c'è dato sapere se Howard R.K. abbia chiesto poi scusa a Robert e spezzato la maledizione. Ma da allora le recensioni su TripAdvisor del Fortis Martello Museum sono piene di testimonianze simili alla sua.
Qualcuno, tuttavia, non ha preso le dovute precauzioni e oltre ad aver fatto foto a Robert senza permesso, le ha postate online, diffondendo la maledizione a velocità di click. Chiunque abbia guardato, scaricato e condiviso quelle foto è caduto vittima del maleficio. Non si capisce esattamente cosa il maleficio comporti. Alcune persone affermano di essere state colpite da sfortuna in tutti gli ambiti della loro vita, ma altri parlano di possessioni diaboliche. Negli ultimi mesi, quello che sembrava un trend lanciato per gioco si è trasformato in un fenomeno virale che ha mandato in paranoia migliaia di utenti su Twitter. Tra chi si prende gioco della maledizione, chi chiede scusa sinceramente a Robert e chi posta foto di amuleti di protezione, il feed Twitter con l'hashtag Sorry Robert è diventato spaventosamente lungo, composto di persone che vivono in tutto il mondo. Che sia solo un'isteria di massa, portata all'estremo dal fatto che condividiamo senza pensare tutto quello che ci passa sotto gli occhi, o dietro a questa terribile catena c'è davvero qualcosa di oscuro. A voi largo sentenza. Beh, che dire di una storia di questo genere? Come sempre non esistono prove di quanto affermato dall'utente Howard Arkay, ma sembra poco probabile che si sia inventato di sana pianta la vicenda. Tra l'altro, consideriamo una cosa, che Robert, prima che ne parlasse lui, era malapena presente sui social. Se avesse voluto solo ottenere popolarità, direi che avrebbe potuto scegliere un tema più attuale, non trovate? Invece è stato proprio lui a creare questa tendenza, in un modo completamente casuale. È anche possibile che il suo racconto sia reale al 100%, ma che la sua fotocamera sia davvero stata affetta da un inspiegabile problema tecnico. Sapete quando dico che non tutto può essere sempre spiegato logicamente? Ecco, forse questa regola si applica anche alla tecnologia. Sia come sia, l'hashtag SorryRobert è al momento uno dei più inquietanti sulla piattaforma. E se usate Twitter, vi consiglio caldamente di ricercarlo. Di storie terrificanti ne troverete un bel po', e tutte presumibilmente vere. Ma voi cosa ne pensate? È stato solo un problema tecnico? Un'incredibile coincidenza? O Robert è davvero una bambola maledetta? Fatemelo sapere in un commento. E noi ci vediamo alla prossima pillola di spiegabile, ragazzi. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like o condividilo con i tuoi amici. Un saluto e al prossimo video dell'Inspiegabile.